Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di sanità, perché una delegazione della struttura commissariale di supporto al generale Figliuolo oggi ha visitato il Covid Hospital di Pescara per verificare i lavori per il potenziamento della rete ospedaliera. E riguardo i conti della sanità non in ordine, l'assessore Nicoletta Veria ha dichiarato che la regione ha richiesto ulteriori fondi ministeriali. I collaboratori del generale Figliuolo oggi sono stati in Abruzzo per controllare i lavori sulla rete ospedaliera. Recentemente il Covid Hospital di Pescara è stato ampliato aggiungendo 66 posti letto in terapia intensiva e 92 in subintensiva. La delegazione della struttura commissariale si è complimentata, ha dichiarato l'assessore Verì. La struttura commissariale si è complimentata per i risultati raggiunti e soprattutto sta prendendo atto di tutte quelle innovazioni, sia da un punto di vista strutturale, sia da un punto di vista di strumentazione che tutte le nostre ALS hanno messo in atto. Questa mattina visiteranno la ALS di Pescara e la ALS di Chieti. E a seguito della richiesta alle ASL da parte della Regione di presentare il piano di rientro, l'opposizione va all'attacco sui conti della sanità. I conti non sono in ordine nemmeno nelle altre regioni, si difende la Verì. Aspettiamo che arrivino risorse da Roma. Quando si parla di conti, di disavanzi, così come viene definito dall'opposizione, si parla proprio di quei fondi che abbiamo usato per l'emergenza-urgenza, i fondi Covid, ed è un problema che viene presentato a livello nazionale, sui tavoli nazionali, in modo di avere quella risposta che va per tutte le regioni. Ci sono delle regioni che hanno usato i fondi europei per coprire quei disavanzi. Noi invece abbiamo chiesto una rimodulazione, quindi un'oscillabilità nell'anno precedente. Oggi chiediamo un aumento dei fondi del sistema sanitario proprio per gestire questa emergenza. I numeri odierni dell'emergenza Covid nella nostra regione sono 8, infatti i nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo, pochi come ogni lunedì test processati. Sono infatti stati analizzati 998 tamponi molecolari, lo 0,8% dei quali è risultato positivo. In lieve aumento i ricoveri, si registrano due decessi e così il bilancio delle vittime sale a 2.544. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 10 e 92 anni, gli attualmente positivi sono 1.825, 62 pazienti più 3 sono ricoverati in ospedale in area medica e 5 più 1 sono in terapia intensiva, mentre gli altri 1.825 appunto sono in isolamento domiciliare. E i guariti aumentano di 47 unità, i due decessi segnalati nel bollettino riguardano due donne della provincia di Teramo, la cui morte risale ai giorni scorsi, ma che è stata comunicata solo oggi dalla ASL. Vediamo le variazioni provincia per provincia. Un nuovo caso in provincia dell'Aquila, numero invariato invece in provincia di Chieti, più 5 in provincia di Pescara, più 4 in provincia di Teramo, più 1 per persone che risiedono fuori regione, mentre per 118 sono in corso verifiche sulla provenienza. Alcune persone durante la messa in una chiesa di Pescara avrebbero intimato ai fedeli di levarsi la mascherina. È intervenuta la polizia che, in seguito a una colluttazione all'utilizzo dello spray al peperoncino, ha arrestato un uomo. Tensione in chiesa tra polizia e alcuni cosiddetti no mask. È successo ieri a Pescara. Durante la messa delle 20 nella Basilica della Madonna dei Sette Dolori, un uomo avrebbe minacciato il prete e intimato ai fedeli di levare la mascherina. Al rifiuto dei parrocchiani, l'uomo sarebbe tornato in compagnia di una ventina di persone che all'ingresso della chiesa si sarebbero opposti al controllo da parte di quattro poliziotti intervenuti. Ne è scaturita una colluttazione durante la quale le forze dell'ordine hanno deciso di utilizzare lo spray al peperoncino. In seguito alcuni agenti si sono recati al pronto soccorso per le contusioni riportate. La tensione infatti si è alzata nel momento in cui i soggetti in questione avrebbero provato a sottrarsi alla polizia cercando un'uscita secondaria attraverso la sacrestia. Una delle persone ha provato a tirar fuori la
pistola dal cinturone di un poliziotto, ha dichiarato il questore Liguori. A Pescara abbiamo garantito la libertà di manifestare, sono alcuni mesi che avvengono delle manifestazioni pacifiche, dobbiamo sottolinearlo. Ultimamente si sono verificati alcuni episodi e ieri abbiamo avuto un livello francamente che non ci aspettavamo, di un salto di qualità sotto questo aspetto. La protesta è stata sedata con l'arresto di un pescarese. Altre 6 persone tra i 30 e i 40 anni, 3 del pescarese e 3 del chietino, sono state denunciate e ora si sta procedendo all'identificazione degli altri componenti del gruppo. Tra coloro senza ancora un volto, colui che avrebbe provato a sottrarre l'arma al poliziotto. Le denunce sono per resistenza, lesioni aggravate, turbativa della funzione religiosa e rifiuto di indicazioni sulla propria identità. L'episodio è sintomo di una tensione crescente e trasversale all'interno della società, a Pescara come nel resto d'Italia, che negli ultimi giorni ha portato migliaia di persone da nord a sud a scendere in piazza contro le ultime restrizioni anti-Covid imposte dal governo. La libertà di manifestare è garantita a tutti nelle forme consentite dalla legge. In questo caso abbiamo delle persone che hanno dei convincimenti personali che tendono a far sì che questi convincimenti vengano estesi poi al resto della collettività. Attività che ha un convincimento esattamente contrario a loro, quello di indossare i presidi come stiamo facendo noi tutti in questo momento, soprattutto nei luoghi chiusi per tutelare la salute pubblica che è garantita dalla Costituzione anche questa. Cronaca, quasi 2 anni dall'omicidio di Micaela Roa, la 32enne uccisa dal compagno con 2 coltellate al petto il 9 ottobre 2019 a Nereto, la Corte d'Assise di Teramo ha condannato l'uomo a 21 anni di reclusione per omicidio volontario. La procura, rappresentata dal PM Davide Rosati, aveva chiesto per il 37enne Christian Daravoinea una pena di 24 anni. L'omicidio si era consumato al termine di una violenta lite nell'appartamento di Nereto in cui vivevano i due che si stavano separando. A scoprire il corpo senza vita di Micaela erano stati i vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme lanciato da un'amica che non riusciva a mettersi in contatto con la donna. Dopo il fermo, Daravoinea aveva ammesso subito le proprie responsabilità. Oggi la condanna a 21 anni al termine del processo in Corte d'Assise, che ha visto cadere l'aggravante dei futili motivi e abietti che era stata contestata all'uomo dalla procura. La Corte, presieduta dal giudice Domenico Canosa, ha disposto a carico di Daravoinea le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e il risarcimento danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, oltre a una provvisionale immediatamente esecutiva di 100.000 euro a favore della figlia della coppia e di 50.000 euro ciascuno ai 3 familiari della donna che si erano costituiti parte civile. L'uomo era difeso dagli avvocati Federica Di Nicola e Mario Gebbia. Dal 30 settembre al 2 ottobre si svolgerà all'Università di Teramo il 4° Forum Internazionale del Gran Sasso. Saranno presenti i ministri Bianchi e Messa, il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, oltre a 17 rettori nelle università africane. L'evento promosso dalla diocesi di Teramo Atri è considerato un evento speciale dalla presidenza italiana nell'ambito del G20. Tania Bonnici Castelli. È considerato un evento speciale della presidenza italiana del G20. Si tratta del 4° forum internazionale del Gran Sasso che si svolgerà all'Università di Teramo dal 30 settembre al 2 ottobre. La presenza di 17 rettori africani, dei ministri italiani Bianchi e Messa, del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, lo rendono davvero un'occasione unica di incontro e progresso comune. Il tema di quest'anno è allargare gli orizzonti della carità per una nuova progettualità sociale. Una visione coinvolgente e concreta, come spiega Monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo e motore dell'iniziativa. Sono convinto che il mondo accademico della ricerca è chiamato a fare un passo in avanti, a dare uno slancio ulteriore, perché l'esperienza anche della pandemia, ma non solo, impone una nuova riflessione sulla capacità interpretativa della realtà. In questi 3 giorni di riflessioni, il Forum Internazionale del Gran Sasso si snoderà attraverso 22 sessioni parallele, animate da oltre 300 relatori nazionali e internazionali, su diversi temi, tra i quali l'agroalimentare, i beni culturali, l'ambiente, la veterinaria, la medicina e la salute. Teramo al centro del mondo.
Teramo cerca di esserlo sempre, al centro del mondo, con la sua università, piccola, che guarda il territorio ma ha una proiezione costante e continua a livello internazionale. Quindi torniamo al centro con il quarto forum del Gran Sasso, un evento molto molto importante, con numeri impressionanti. Ricordo soltanto la presenza di 17 rettori africani, ribadisco la presenza, quindi nonostante il Covid, quindi di nuovo i riflettori sulla Carta di Teramo, sulla cooperazione per lo sviluppo, che sono uno dei nostri obiettivi più importanti, insieme al rilancio sia sociale che economico post-pandemico. Presidio stabile dell'ASL di Teramo all'Università per tamponi e vaccini in questi tre giorni di forum. Saranno garantiti così Green Pass ai rettori africani ospiti dell'evento. Roberto Verdecchia è il nuovo assessore del comune di Avezzano. La scelta del sindaco di Pangrazio è stata fatta nell'ambito di un mini rimpasto di giunta. Cambio della guardia in seno alla giunta del comune di Avezzano, ufficiale il rimpasto con il consigliere Roberto Verdecchia a subentrare a Lorenzo De Cesare, che resta in squadra per una collaborazione meno impegnativa ma pronto a tornare in prima linea per il prossimo futuro. L'avvocato Verdecchia, già in giunta nella precedente amministrazione di Pangrazio, si occuperà di ambiente, verde, arredo urbano, depurazione delle acque, riserva del Monte Salviano e transizione ecologica, un settore quest'ultimo dove con i fondi dell'Europa del Piano Nazionale le riprese e resilienza si aprono spazi importanti per la città di Avezzano. Ci sono dei fondi che sono stati messi a disposizione da parte dello Stato centrale, che vanno chiaramente distribuiti di comune in comune, e va creata una struttura ad hoc per le idonee e le opportune richieste, con dei progetti che chiaramente debbano e possono portare a un rilancio della città di Avezzano come un rilancio delle altre città. Un rilancio da questo punto di vista porterebbe anche nuove persone e posti di lavoro soprattutto, e potrebbe far rilanciare la città. Io, al di là del posti di lavoro, che dovrebbe essere una cosa concatenante e concomitante a queste vicende, spero di poter far rilanciare la città da un certo immobilismo che purtroppo c'è stato con il commissario. Chiaramente ha fatto quello che poteva fare, ma determinate cose sono state un po' tralasciate e abbandonate. Nei prossimi giorni è prevista una revisione delle deleghe degli altri componenti della giunta comunale al fianco del vice sindaco Domenico Di Berardino. L'ingresso nella scuola di governo di Verdecchia apre le porte del consiglio comunale a Federica Collalto, consigliere di amministrazione del BIM in quota al comune di Avezzano, prima dei non eletti nella lista riformisti per Avezzano. Domenica di prevenzione delle malattie dell'orecchio e della sordità con la campagna Nonno Ascoltami tornata in presenza. Toccate diverse piazze dei maggiori centri abruzzesi per uno screening gratuito dell'udito. Giuseppe Dintino. Finalmente si torna in piazza, Nonno Ascoltami in tante città italiane, compresa Pescara, un'occasione importante per fare prevenzione. Senza dubbio, una giornata così bella di sole e di festa è la ricetta giusta, è il contesto giusto per affrontare un problema che troppo spesso è trascurato, perché sappiamo che il problema di udito isola, crea imbarazzo, crea delle barriere tra le persone, e questo oggi non possiamo più permettercelo. Ce l'ha insegnato la pandemia, il lockdown, le mascherine, che oggi senza un buon udito perdiamo la relazione con i nostri cari e perdiamo anche un pezzo di vita. Ecco perché torniamo in piazza con gli ospedali, con gli esperti dell'udito che possano dare un consiglio, perché noi vogliamo parlare di questo senso così importante, prima di tutto ai tanti bambini che affollano anche quelle nostre piazze con lo sport, avete visto il basket, il rugby, le animazioni, perché in fondo noi parliamo alla famiglia intera. Attenzione all'udito, l'udito una volta perso non si recupera, e questo è un tema molto importante, dobbiamo proteggerlo, e anche arrivati a una certa età, se non sentiamo bene dobbiamo intervenire, dobbiamo chiedere agli esperti cosa posso fare per essere ancora attivo, brillante. Ecco, questa è la missione di Nonno Ascoltami. Ogni giorno, leggevo, in Italia circa 30 persone scoprono di avere disturbi dell'udito. Sì, che quindi non sono solamente anziani, per i quali è prevedibile, ma sono anche adulti e giovani, perché come dicevo noi siamo circondati dai suoni dei quali alle volte abusiamo.
usiamo, quindi pensare alla musica a volume molto intenso, quindi palestre direi anche, concerti e discoteche, ma poi anche l'utilizzo subdolo, questo direi che ognuno di noi fa per molte ore al giorno, mentre questo in passato non avveniva in questi termini, dell'utilizzo del telefonino e anche delle cuffiette. Ci sono giovani che passano ore con le cuffiette, questo, non si può pensare che l'orecchio umano non si lamenti o non si lamenterà in futuro dell'utilizzo di questi suoni. Stessa cosa al cellulare, una volta si telefonava, si comunicava, si diceva vengo, non vengo, ci vediamo, invece adesso al cellulare ore, ore, ore perché te lo porti dietro. Non si può pensare che l'orecchio umano non un giorno non presenterà il conto. Apriamo adesso la pagina di sport calcio di Serie C, turno infrasettimanale di campionato domani sera in Serie C, appunto, con il Pescara di scena al Barbetti di Gubbio. Il forfè in difesa tra i biancazzurri di Ingrosso, che non è stato convocato. Previste novità in attacco dopo le vittorie di Carrara e Pontedera, si punta al tris di successi esterni. A Gubbio dirigerà Davide Moriconi di Roma 2, al servizio di Paolo Renzetti. Neanche il tempo di metabolizzare il pareggio casalingo con la Viterbese, che domani sarà di nuovo campionato con i biancazzurri di scena al Barbetti di Gubbio. Quella in terra umbra sarà la prima di un ciclo di partite, per così dire di ferro, che serviranno a capire di che pasta è fatta la formazione di Gaetano Teri. Dopo il match in terra umbra ci sarà infatti domenica prossima all'Adriatico la Reggiana e poi 8 giorni dopo il posticipo di Chiavari con la Virtus Entella. 3 partite che diranno molto sul futuro della compagine abruzzese. Il presidente Daniele Sebastiani volge lo sguardo ai prossimi 180 minuti di campionato. Ci sono altre 2 partite importanti che arrivano nell'arco di 8 giorni, 3 partite, quindi per fortuna noi abbiamo un organico abbastanza ampio, per cui il mister può anche cercare di fare un turnover in queste partite. Martedì c'è il Gubbio, formazione attrezzata, e poi domenica incontreremo la Reggiana, che insieme al Pescara, al Modena, al Siena, all'Entella, sulla carta sono quelle che danno tutti per favorite, però abbiamo visto che le altre non sono sicuramente meno da questa. La gara con i laziali di sabato scorso ha confermato, se ancora ce ne fosse stato bisogno, delle difficoltà di questo torneo, dove non esistono squadre materasso e dove ogni domenica bisognerà lottare con il coltello fra i denti contro ogni avversario. Fino adesso abbiamo incontrato tante squadre che davano come squadre piccoline, invece sono tutte quante là davanti, che l'Ancona è là davanti, la Vispesaro ha vinto anche a Teramo, la Carrarese è anche lì, quindi voglio dire, purtroppo il campionato di Serie C è così, quindi passo falso sarebbe stata con la sconfitta, invece alla fine la squadra ha dimostrato di lottare fino alla fine e abbiamo portato a casa un punto che è importante. Per la gara di domani a Gubbio, Auteri dovrà fare a meno del difensore Ingrosso, oltre a Pompetti, Bocic e Chiarella. Scalpita per una maglia da titolare il difensore Cancellotti, mentre in attacco il trainer pescarese potrebbe cambiare in toto il reparto con Clemenza, Ferrari e De Marti candidati ad una maglia. Gubbio-Pescara avrà inizio alle ore 21. E invece alle ore 18 scende in campo il Teramo in trasferta a Lucca contro i rossoneri toscani. Guidi senza Mungo, Trasciani, K e lo squalificato Fiorani, Diavolo reduce da 2 stop consecutivi, ma il tecnico biancorosso predica calma perché, dice, il lavoro fatto darà presto i frutti desiderati. Ma se ne esce continuando a lavorare e continuando a credere in quello che stiamo facendo, perché è vero che in termini di classifica, in termini di numeri di gol, questi numeri ci devono spronare a dare qualcosa in più, a responsabilizzarci e soprattutto a dare il giusto peso ad ogni pallone, cercando di andarla a concretizzare con quanta più ferocia possibile. Però è altrettanto vero che i dati veri statistici delle partite ci dicono anche che la squadra sta giocando molto bene, sta creando più degli avversari, sta tirando in porta più degli avversari, sta concedendo meno degli avversari. Quindi questi sono numeri oggettivi che sono inopinabili e che,
che ci fanno capire che la direzione è giusta. È chiaro che poi su questi numeri non sono tutto, ma dobbiamo continuare a migliorare per andare a diventare più concreti, più solidi e cercare di andare a far male agli avversari. Allora, per quanto riguarda le prestazioni, sono estremamente contento e sinceramente non pensavo che la squadra riuscisse a esprimersi così. E per esprimersi così intendo la mole di gioco che riesce a effettuare, la mole di occasioni che riesce a creare e soprattutto i pochi tiri che riesce a subire, perché stiamo subendo poco. Però effettivamente, per come li ho visti giocare, reputo fortemente che la squadra meritasse più punti. Il dispiacere è forte perché la classifica non rende merito alle prestazioni e agli sforzi dei ragazzi, ma sono altrettanto consapevole che questo è per noi uno sprone, perché tutto ciò che abbiamo fatto in questo momento non basta, e mi associo anche alle parole dei nostri tifosi che ci hanno supportato per tutti i 90 minuti anche con l'Imolese e che ci hanno spronato a dare qualcosa in più, e noi assolutamente non vogliamo deluderli, anzi noi siamo tutti uniti e consapevoli del momento e sappiamo di indossare una maglia gloriosa, ma abbiamo battuto sulle cose buone che abbiamo fatto e su quegli errori che si sono evidenziati e che ci hanno precluso di andare a segno. E soprattutto a livello mentale c'è stato un lavoro che domani vedrò se avrà dato i suoi frutti, perché penso che specialmente quando arriviamo negli ultimi 30 metri stiamo accusando il fatto che la palla non ci stia entrando. Però è vero anche che da allenatore non posso esimermi da dare dei rinforzi al gruppo e ai singoli calciatori, perché poi quando una squadra crea tanto, ora in questo momento non riusciamo a segnare, ma poi alla lunga io sono estremamente convinto che riusciremo a farlo. Parliamo di calcio giovanile adesso, perché la Bonolis Teramo sabato pomeriggio ha presentato il proprio settore giovanile, confermando di essere una delle realtà più all'avanguardia nella crescita dei giovani calciatori. In più, all'orizzonte ci sarà la gestione dell'impianto Acquaviva, che darà ulteriore impulso al progetto della società. Ania Cantagalli. Massimo D'Aprile, inizia un nuovo anno sempre con i soliti presupposti, ma anche con l'obiettivo sullo sfondo dell'Acquaviva, che adesso è in gestione alla Bonolis e quindi è un altro grande obiettivo. Un grandissimo passo che dà ulteriore solidità a una società che in 7 anni ha realizzato, penso, qualcosa di straordinario, non solo da un punto di vista numerico, che oggi ci colloca tra le prime 2 società in Abruzzo per maggior numero di iscritti, ma a prescindere dal discorso insomma dei numeri, io penso che poi quello che premia sia la qualità e il lavoro su ogni singolo ragazzo che viene, perché altrimenti poi nel tempo, voglio dire, vai a perdere quanto fino a quel momento è costruito. Quindi sono importanti i numeri, è importante mantenere sempre la qualità elevata su tutti i bambini che fanno parte e ragazzi della Bonolis. L'Acquaviva ci dà solidità, ci garantisce sicurezza per quanto riguarda una programmazione tecnica societaria per i prossimi 20 anni, e l'obiettivo è il progetto sull'impianto è importante, perché in ogni caso è un investimento da circa 500.000 di euro e praticamente per me... Cosa realizzerete? Lì realizzeremo praticamente gli spogliatoi, verranno realizzati 4 spogliatoi, quindi a 2 passeranno a 4, questo permetterà una migliore fluidità per quanto riguarda l'utilizzo dell'impianto. Ci sarà la sede sociale, ci sarà ovviamente tutta la parte sopra dell'impianto fotovoltaico, impianto videosorveglianza, e poi ci sarà praticamente un campo da calcetto adiacente, un campo da calcio, una tribuna a 300 posti. Questo per il momento è quello che la Bonolis ha messo sul piatto, ma sicuramente, insomma, dato l'ambizione della società, il progetto è destinato solo a crescere. Ne eravamo all'inizio 50-60, ma siamo arrivati quasi a 400 unità, però bisogna lavorare parecchio qua. Perché la scuola calcio senza dubbio è una bella cosa, socializzano i ragazzi, però poi c'è molto lavoro e per far crescere un ragazzo ci vogliono perlomeno calciatore 10 anni minimo, quindi bisogna fare gli scalini una volta e naturalmente arrivare dopo al top. Prima viene l'uomo e poi viene il pallone. Purtroppo molti genitori sovrappongono le loro, diciamo, personalità sui figli e sbagliano, perché pensano che il calciatore si fa dalla mattina alla sera, invece è un divertimento. Dopo può diventare una professione a chi è capace.
Arti marziali protagoniste al Grand Hotel Monte Silvano, dove lo scorso weekend si è svolto un importante stage per il 45esimo anno di attività della UASC, associazione legata al Centro Sportivo Educativo Nazionale. Stefano Recanati. A Monte Silvano uno stage importante di arti marziali, a due giorni molto ricca, partecipata, e finalmente possiamo dire si torna a praticare sport. Sì, più che sport, noi siamo una storia, diciamo, nell'ambito delle arti marziali, dove non è solo sport ma è arte marziale, cultura, per cui è proprio l'arte marziale, proprio il nettare dell'arte marziale, non solo sport. In questi tre giorni, come di consueto, questo è il 45esimo anno della nostra storica federazione, perché questa organizzazione ha 45 anni ed ha un protocollo di intesa nazionale e internazionale con l'ente XEN in Italia. Noi portiamo lo XEN, che è l'ente più grande d'Italia, oserei dire del mondo, noi lo portiamo fuori in tutto il mondo, quindi facciamo delle riunioni il venerdì sera dove si parlano di tutte le problematiche che possono esistere per le associazioni disastrate attualmente da questo Covid, e poi continuiamo con, diciamo, delle lezioni dalla mattina fino alla sera interrottamente. Che tipi di lezioni sono? Sono tutte le arti marziali, tutte, dal judo, il jiu-jitsu, il karate, l'aikido, l'aikijitsu, il kali, cioè tutte le arti marziali, dalla A alla Z. È un modo questo per fare che cosa? Questo è un modo per andare avanti, per credere ancora in quello che facciamo, perché l'arte marziale non è uno sport ricco, è uno sport povero. Non abbiamo avuto sostegno da nessuno, quindi siamo stati noi ad autosobbarcarci, cioè siamo sobbarcati tutto, e tutte le associazioni sportive attualmente sono in gravi condizioni. Le arti marziali sono lasciate un po' indietro dai sport, diciamo il calcio, sport più importanti, e siamo una marea di atleti, abbiamo istruttori con i fiocchi che sono anni che lavorano sul tatami, che preparano ragazzi, ma nel rispetto, nell'unirsi a mantenere i ragazzi fuori dalla strada, facciamo un grande sacrificio e lavoro per le famiglie, per i ragazzi, e giustamente un aiuto anche poco per noi sarebbe tanto. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo questa sera alle 21 l'appuntamento di ogni lunedì con Replay di Enrico Rocchi, ovviamente. E il momento del Pescara a poche ore dal turno infrasettimanale di campionato contro il Gubbio. Dunque appuntamento assolutamente da non perdere alle ore 21. L'informazione di TV6 invece torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.